Gli alleati si possono accontentare su tutto. Posso anche far finta di non vedere che si danno i soldi a chi ha evaso le direttive comunitarie per le quote latte. La logica dei compromessi politici può anche portarmi a far finta di non vedere questo. Ma non potremmo mai far finta di non vedere che in Consiglio dei Ministri l'ultima volta si è negoziato se celebrare o meno la nascita di questa società, di questa nazione, di questa comunità di destino, e che a negoziare c'erano uomini che si definiscono di destra, che essendo di destra dovrebbero sapere che il valore della nazione non è negoziabile. Noi vogliamo celebrare davvero i 150 anni dell'Unità d'Italia. E se la Gelmini ha paura di perdere un giorno di scuola, apra le scuole la domenica successiva e dimostri che ha davvero paura di perdere un giorno di scuola e che non deve servire i capricci della Lega. Se temono per la produzione industriale, si lavori la domenica successiva e si eviti di sbertucciare nel mondo l'Italia. In quale paese la nazione viene trattata così? Per accontentare quell'utilità marginale politica contro la quale Gianfranco Fini si è scagliato. Gianfranco Fini, quanto ha puntato il dito? Ha puntato il dito contro una destra moderata che si era intruppata con la destra estremista e che si faceva guidare da una destra estremista, populista, xenofoba. E l'altra colonna portante della destra è la legalità. Legalità è un concetto ampio. Qual è la differenza tra noi e loro e l'altra destra? La destra estremista confonde la legalità con la sicurezza. La sicurezza è un pezzetto della legalità, perché deve far leva sull'egoismo e sulla paura del cittadino. E quindi spaccia la sicurezza del cittadino con la legalità. La legalità è un guscio ampio dentro il quale vive serenamente una società. La legalità parte dall'etica pubblica che riguarda noi politici, noi uomini pubblici. Che ci piaccia o no, dobbiamo vivere in una casa di vetro e dobbiamo essere giudicati ogni giorno, ogni ora, non solo per i nostri atti, ma anche per i nostri comportamenti, anche per i nostri comportamenti. In una grande democrazia come quella americana, un politico importante si è dovuto dimettere per aver inviato un MMS con una foto a torso nudo. In Italia, se fosse questa la regola, ci sarebbe la riduzione del numero dei parlamentari automatica per le troppe dimissioni a cui dovremmo assistere. C'è poi un'etica privata. Il politico, solo se accetta le regole rigide dell'etica pubblica, può richiamare i cittadini all'etica privata e dire: caro cittadino, non buttare il mozzicone di sigaretta per terra, non buttare la carta della caramella a terra, non mettere i piedi sulla panchina al parco pubblico, non rovinare il prato, non rovinare il treno, la stazione. Perché il concetto che la cosa pubblica è una cosa di nessuno, anziché la cosa pubblica è una cosa di tutti, è figlio di errori culturali, ma è figlio di mancanza di un insegnamento di etica privata che deriva dall'incapacità dei politici di insegnare l'etica privata, perché hanno disconosciuto le regole rigide dell'etica pubblica. Parlare di legalità, e lo dico pensando ai miei amici Fabio Granata e Angela Napoli, che mi hanno insegnato molto in questa materia, significa essere pronti sempre a lottare contro tutte le mafie. Noi ringraziamo il governo, il ministro Maroni, per quanto è stato fatto nella lotta alla criminalità organizzata. Dal punto di vista della cattura dei latitanti, della repressione, della presenza sul territorio, i risultati sono straordinari. Ma la lotta alle mafie è un percorso culturale. Ce l'ha insegnato il nostro vero eroe civile, l'eroe civile di riferimento di Futuro e Libertà, che si chiama Paolo Borsellino.
La lotta alle mafie è un'altra cosa. Se stasera arrestiamo i primi 30 latitanti dell'elenco del Ministero degli Interni, domani ci saranno quelli dal 31esimo al 60esimo posto che saranno i nuovi primi 30 latitanti. Non è di questo che ha solo bisogno la lotta alle mafie. La lotta alle mafie ha bisogno che la politica recida i legami definitivamente, che sparisca l'aria grigia, che vengano meno le collusioni. Non serve l'arresto dei 30 latitanti, che è importantissimo, se poi il segretario del primo partito italiano della prima regione del Mezzogiorno è, secondo la Cassazione, socialmente pericoloso perché colluso con la Camorra. Noi vogliamo la vera legalità, non la legalità delle chiacchiere, non la legalità delle piazze. Vogliamo la legalità culturale. È questo che noi chiediamo al Paese, è questo che noi indichiamo ai giovani di destra. Legalità significa impegno, insegnamento, messaggio. Io vengo dallo stesso territorio di Roberto Saviano. Conosco le storie che ha raccontato Saviano una ad una e ringrazio Roberto Saviano per quello che ha fatto. Chi attacca Saviano non capisce che il libro Gomorra, che ha venduto milioni di copie tradotto in 50 lingue, ha fatto più male alla Camorra di tutti i 30 superlatitanti principali all'estati, perché ha fatto capire all'opinione pubblica nazionale e internazionale che quello che veniva considerato un gruppo di delinquenti era una cellula pericolosissima per la democrazia italiana. E faccio un esempio: quando fu arrestato il capo della Camorra dei Casalesi, Francesco Schiavone, detto Sandokan, ricordo bene il giorno perché confini eravamo al matrimonio di Roberto Menia, la notizia andò in basso sui giornali, il superlatitante numero uno. Quando è stato arrestato Iovine, che è molto meno rispetto a lui, era in prima pagina sui giornali italiani e nelle prime pagine dei giornali internazionali, perché Saviano con Gomorra ha fatto conoscere la pericolosità di quella criminalità e la pericolosità dei suoi legami con la politica e l'imprenditoria. Essere destra significa essere diversi da alcuni nostri ex alleati, significa avere nel cuore la solidarietà. Noi dobbiamo innanzitutto abiurare l'assistenzialismo, che è un surrogato della solidarietà che la politica ha messo in campo per tenere sotto scacco coloro che venivano assistiti. Noi dobbiamo, come Cameron, puntare sulla solidarietà attraverso la sussidiarietà, la generosità dei privati e la capacità dei privati di organizzarsi prima e meglio dello Stato per aiutare chi ha bisogno, chi è più debole. E poi dobbiamo sfatare l'altra grande questione del mio amico Fini, che è diventato comunista perché si preoccupa degli immigrati. Innanzitutto abbiamo scoperto che c'è un comunista a Londra, caro Gianfranco, si chiama David Cameron, che sostiene come te che il multiculturalismo è fallito e che dobbiamo puntare sulle seconde generazioni per l'integrazione. Caro Gianfranco, tu che sei considerato dai nostri ex alleati un pericolosissimo laicista, oggi hai scoperto, come messo sui giornali, che una testa pensante della Chiesa come Monsignor Ravasi dice sull'immigrazione quello che Gianfranco Fini dice da anni, che bisogna puntare sull'interculturalismo. E allora non si può dire di Fini che è laicista quando sostiene delle tesi sul principio della libertà di coscienza e poi tacere quando, da xenofobi, la Chiesa invece riconosce a Fini le sue giuste tesi. Ma parlando di politiche migratorie, abbiamo un dovere prima di tutti. Un pensiero dolce e commosso a quelle quattro anime, a quei quattro bambini rom che sono morti a Roma nei giorni scorsi. Io, da padre, ho sofferto, ho pianto, e da politico, da legislatore, ho sofferto ancora di più, perché abbiamo sbagliato qualcosa se è accaduto. Se quattro bambini
muoiono carbonizzati con il loro orsacchiotto in braccio, abbiamo sbagliato qualcosa. E dico anche che c'è in me, in noi, nei cittadini, una rabbia sommessa ma profonda verso le istituzioni che in quel caso non hanno fatto il proprio dovere. E ringraziamo il presidente Napolitano per essere andato immediatamente a portare l'affetto delle istituzioni alla famiglia, a prescindere dalle responsabilità di quella famiglia. Le politiche migratorie sono sì lotta ai clandestini. Voglio dire ai colleghi del PDL e della Lega che la lotta ai clandestini l'ha inventata un signore, forse loro non lo sanno, che si chiama Gianfranco Fini. La più grande legge contro la clandestinità porta la prima firma di Fini e la seconda di Bossi. Quando io ho avuto il piacere di accompagnare Fini in un incontro con Sarkozy, ancor prima che Sarkozy diventasse Presidente della Repubblica, Sarkozy disse a Fini: ho studiato la tua legge e la prenderò a modello per le politiche migratorie francesi. Di che cosa parlano? Di che cosa parlano? Solo che noi puntiamo sull'integrazione. L'integrazione risolve tutto, perché l'integrazione fa sì che in futuro saremo tutti italiani. Qual è il grande successo? Il grande successo è che tra i 1000 circoli di Future Libertà, a Treviso c'è un circolo di Future Libertà seconda generazione, di figli di immigrati che sono cresciuti in Italia, rappresentano 1 milione di italiani, sono 1 milione di ragazzi italiani che parlano solo l'italiano, hanno letto solo in italiano, hanno studiato solo in italiano. A Padova abbiamo 2 circoli di immigrati di seconda generazione. Noi puntiamo sull'integrazione, vogliamo che diventino italiani come i nostri figli e lo diventino presto. Guardiamo a quello che hanno fatto gli Stati Uniti. Che orgoglio abbiamo avuto, caro Mirko Tremaglia, quando abbiamo assistito per l'elezione del governatore di New York alla sfida meravigliosa di Cuomo contro Paladino. I democratici mettono in campo il figlio di un italiano, Cuomo. I repubblicani mettono in campo il figlio di un italiano, Paladino. Non possiamo sventolare la bandiera tricolore quando per essere governatore di New York ci sono 2 figli di italiani e non sapere che dobbiamo avere il coraggio di far sentire italiani i figli degli immigrati che sono sul nostro territorio.